E siamo pronti, quindi la nostra Paola Turci è arrivata, però prima di sentire proprio lei, la sua voce, direi di ascoltare il nuovo singolo che abbiamo già programmato, che è in programmazione sulla nostra radio, Paola Turci, La vita che ho deciso. Chissà sarà questa la vita che hai deciso? Glielo chiederemo, Paola Turci. La vita che ho deciso, Paola Turci. Buongiorno Paola. Buongiorno a tutti. Ma che bello è questo pezzo, questo nuovo singolo in rotazione da venerdì. Sì, a me mi mette una gioia, proprio la voglia proprio di vivere, di anche un po' di mare, però sì, però proprio di vivere, di sento l'energia proprio, forse sarà il sole, il calore, no? Allora, immaginiamo di essere su una spiaggia invece di essere qui in studio con il sole, mare, tranquilli. Ma e sai, ascolta il tuo pezzo. Questa canzone mi fa star bene ovunque, anche in uno studio, a parte a me gli studi radiofonici piacciono particolarmente. Meno male. però questa canzone quando la sento, non so, mi fa entrare dentro questo posto che è il mio secondo cuore, no? Che questo luogo dove che io trovo il posto che voglio abitare sempre, che è la, sì, che è la musica, che è la creatività, che è l'istinto, che è la purezza, insomma, che è la musica, però ecco, in una parola è la musica, perciò quando si fa musica io si sono nel bene. Secondo cuore e sto da Dio. Ma il secondo cuore cosa rappresenta per te, Paola, oggi? Oggi questo disco è il e rappresenta veramente quello che non sono in qualche modo riuscita a fare in passato, e cioè dare la possibilità a me stessa di esprimere un'energia, una grinta, la potenza della voglia di suonare, la voglia di raccontare di un momento felice. Ecco, le mie canzoni in passato sono sempre state abbastanza intimiste, inquiete, insomma. Perché poi larghe. Sei un animo inquieto, no? Io sono un'anima inquieta, ma questo è un periodo invece in cui le inquietudini non le trovo soltanto la voglia di fare, è uno stimolo, ecco, è un grande stimolo in avanti per... Ogni cosa mi ha stimolato in questo periodo, dalla scrittura dell'autobiografia al monologo teatrale. Sono ritornata ad essere, sì, un'attrice, per me è stato il regalo proprio della vita, e sono riuscita a fare un disco che un po' esprimesse un po' questa mia gioia, no? Questa voglia di vivere la vita, di mangiarsela la vita nell'istante in cui la stai vivendo. Anche questo è molto importante per me oggi. È vero che, una curiosità, è vero che molte volte l'ultimo lavoro discografico è sempre il più bello? Sì, perché sei preso dall'entusiasmo, sì, ovviamente, certo. Questo è il più bello, no? È sempre così. Però per me questo è il più felice, e questa è una cosa oggettiva, questo è sicuro. Ecco, anche perché credo di ritrovare, però può essere anche non così, una Paola Turci in questo lavoro più determinata, oltre più felice, più determinata? Determinata, consapevole del anche dei propri limiti alla fine, no? Sono fatta così, però con un raggiungimento, una conquista, cioè quella di volermi bene, quella di dirmi mi piaci così, cioè mi sono fatta bella per me stessa, insomma, un po' come dice quella canzone. Quella canzone lì, infatti, sì, che tra poco ne parleremo. Sono curiosa di capire un po' in sala di registrazione, perché molte volte anche da tecnica mi piace conoscere, essere a conoscenza. È stata quasi sempre buona la prima registrazione? Sì, praticamente sì. Per sicurezza, poi ne facciamo altre, ma poi Luca Chiaravalli, che è il mio produttore, persona Bravo, meravigliosa, un dio vero, lui ha sempre poi messo la prima, perché era piena di emozioni, di quella grinta che ci voleva per cantare il pezzo. Beh, io ero in perfetta sintonia con le canzoni che abbiamo scritto tutti insieme, c'è una collaborazione, c'è un collettivo dentro questo disco di autori, ce ne saranno almeno 5, 6 autori insieme a te, con cui ho collaborato, che sono stati preziosi e che hanno girato sempre intorno a me. Questo è un disco autobiografico, ovviamente, racconta di me, della mia storia, di questo momento,
E quindi insomma è stato un lavoro bello che mi ha entusiasmato, perciò arrivare davanti al microfono per registrare la voce è stato facile. Io poi volevo cantare ancora, ma non c'è stata possibilità. E così dice: basta, sono 11 le tracce, dai. Poi Paola, il prossimo lavoro magari ne facciamo 13, no, 13-14, sì, no? Sì, così sì. Cantiamo per altre tre canzoni. E invece questo Festival di Sanremo, ci hanno scritto anche degli amici, insomma, dei tuoi nuovi fan, che ti hanno scoperta e riscoperta a Sanremo. Quindi vuol dire che in qualche modo la gente ti apprezza ancora di più da quel festival, da quell'ultimo Festival di Sanremo. Beh sì, questo è l'effetto dirompente del Festival di Sanremo, di questo programma che è un evento, nazionale, sì. Ed è per noi un appuntamento molto, per noi cantanti, insomma, per chi è interessato, per chi gli piace, per chi lo vuole fare, è un appuntamento importantissimo. E quindi mi fa molto piacere. Qualcuno può pensare: ah, magari lei pensa che finalmente dopo un sacco di anni, dopo 30 anni di carriera, finalmente, no, qualcuno si è accorto. Invece io sono felicissima di essere una scoperta, cioè per qualcuno una novità assoluta. Mi piace molto questa idea, mi fa sentire rinnovata anche. È vero, perché poi c'è sempre bisogno di trovare, non so, di fare una ricerca personale, certo. No? E credo che tu di questo ne hai fatto proprio una ragione di vita, sì. Del tuo cammino artistico. Sì, è proprio così, la ricerca è alla base della mia vita, la ricerca personale attraverso l'arte, attraverso le forme espressive di arte, che per me è teatro, per me è letteratura, per me è composizione, musica e dischi, quindi. E quindi raccontare vuol dire però anche, soprattutto cercare e sperimentare, insomma, per conoscersi meglio, per capire come meglio devi stare al mondo. E per farsi anche un po' più belle, per sentirsi più belle. Ah beh, certo, meglio vuol dire quello, insomma, sì. Farsi belle per sé. Chissà come mai avrò detto una cosa del genere, forse perché ascoltiamo Fatti Bella per Te, potrebbe essere. Potrebbe essere, questa canzone dice tutto. Dice veramente tutto. Poi ne parliamo, prima ascoltiamola meglio, Fatti Bella per Te, anche perché qui in radio, su Radio Report, non l'abbiamo mai ascoltata. Mai, vero? Mai. Non ti trucchi e sei più bella, le mani stanche e sei più bella. E insieme a me, alla Grecia, proprio la nostra protagonista, Paola Turci. Ciao Paola! Ciao a tutti. Eccoci, arrivano tanti messaggi dai nostri ascoltatori, tra poco leggeremo qualcosa, no? Però io sono un po' curiosa di conoscere meglio anche il tuo percorso artistico. Anche da Sanremo quest'anno, a un certo punto tu, figa come non mai, come sempre, te e la tua chitarra meravigliosa, la tua energia, hai detto: vincevo sempre i premi della critica, chissà, forse li hanno inventati per me. Cioè, avevi detto una cosa del genere. No, hanno inventato una categoria che adesso non esiste più. No. È per questo che ho pensato, forse l'hanno inventata proprio, l'hanno fatta per me, che è la categoria emergenti. Sì. Perché io continuavo a esibirmi come nuova proposta e vincevo i premi della critica. Il terzo premio della critica, cioè dopo il terzo premio consecutivo, anzi no scusa, dopo il secondo, l'anno dopo sono arrivata a Sanremo e c'era la categoria emergenti, che oggi non esiste più. No, non c'è più. Era quello che l'hanno fatta per me, quella categoria, sì. Non sapevano dove mettermi. Per questo, no, io credo che tu abbia davvero un posto importante tra le cantautrici italiane. Davvero? Beh, grazie. Beh, ho suonato tantissimo, questo sì, ma suono la chitarra da quando ho 11 anni, suono sui palchi da quando ne ho 21 e non ho mai smesso di suonare dal vivo, non ho mai smesso di scrivere, di suonare la chitarra, di provare anche altri strumenti, ma questa è la mia vita, questo è appunto il luogo, questo posto dove io amo stare, è il mio posto ideale, vorrei starci sempre, tutti i giorni, come quando ero piccola ed mi guardavo allo specchio e suonavo tutto il giorno, che è il secondo cuore, cioè gli ho dato una definizione, sì. Però per me la musica è la mia vita, è la mia compagna, mi ha salvato la vita, me l'ha migliorata, me l'ha stimolata, mi ha fatto capire davvero che tipo di persona sono, che cosa voglio, insomma,
sono grata alla musica. La musica per me è la vita, è la stessa cosa. Cioè, io senza musica non potrei respirare proprio, perché io canto tutti i giorni, ma proprio per il piacere di farlo. Un po' come fa adesso mia nipote, bisogno, che no? ha 15 anni, che ama cantare, canta dalla mattina alla sera, non smette mai. E non ti dice: zia, ma secondo te è continuo? Mi piace cantare? Vuole una sorta di approvazione? Ma lei no, ha la sua personalità, però sì, certo, mi chiede qualche cosa, ma non, in realtà ama cantare e impara come me, come quando ero piccola, imparava le canzoni in un secondo, e quindi ha questa capacità, un po' di passione, insomma, la passione si vede chiaramente. Poi, insomma, dice altre cose, che insomma, vuole fare l'avvocato, non lo so, però, sì. Però la musica è nelle sue vene, questo sì. Oggi sono curiosa, rivedi, non so, una nuova Paola Turci in qualche donna emergente, in qualche cantante emergente? Ma a me piacerebbe vedere qualcosa di nuovo e non una che ne so, che ha assomigliato a me o ha assomigliato a qualcun altro. Qualche ispirazione potrebbe esserci, sì. Insomma, no, forse le vedevo più prima, quando sì. Ho cominciato con la chitarra, poi sono arrivate altre donne con la chitarra, altre ragazze con la chitarra, cantautrici, eccetera. Però oggi diciamo è anche cambiato un po' il percorso della musica, la strada che ha preso la musica qui in Italia per noi. Ci sono molte interpreti, e se sono autrici non sono identificate con, cioè la parola cantautrice è diventata vecchissima, no? Sa proprio di cantina, sa proprio, cioè, di umidità. Cantautrice è un po' assonante a cantastoria, la vedi adesso? No, cantastorie, beh, che per me è un po' la stessa cosa. Cioè, anche se cantautrice dice che appunto le canzoni te le scrivi da te, cantastorie può essere anche un interprete, no? Sì. Per me, insomma, io credo che spero, mi auguro che ci sia sempre più la voglglia da parte di cantanti, di interpreti, di scrivere le proprie canzoni. Di ricercare un po' la propria dimensione. La voglia di incontrare uno strumento anche, che è una roba molto interessante, che ti permette di allargare la mente. Ad esempio, le tue canzoni nascono tutte con la chitarra voce, o qualche volta è capitato che ti viene un motivetto in testa, poi prendi la tua chitarra e metti giù l'idea? Beh, a volte è capitato contemporaneamente mi venisse un'idea nella testa e prendessi subito la chitarra immediatamente, e magari poi le cose si fondevano, ma molto spesso mi faccio ispirare dal suono che sento, sì. Dal suono della chitarra che viene fuori, da qualche accordo così o strano che mi capita di fare, qualche giro armonico che mi metto a fare, e allora da lì viene fuori. Ma anche gli accordi sul pianoforte che io faccio da principiante proprio, però ho scritto delle canzoni. Vedi, anche attraverso il pianoforte allora? Certo, ma gli accordi sono quelli. Se tu capisci, adesso a me sembra una cosa molto facile, io l'ho imparato a 11 anni, voglio dire, quindi ritengo sia una roba facile. Se parti dal do, poi passi al la, poi passi al fa, poi passi al sol. Esattamente, e capisci anche un po' quali sono i giri armonici, come girano i giri armonici, attraverso magari una canzone di riferimento che per me da piccola è stata Il cielo in una stanza, no? Che, ok, ha anche dei rivolti armonici, ma diciamo che gli accordi sono fanno parte del giro armonico, insomma è molto facile, e quando lo senti capisci come gira una canzone. Che rapporto hai con le altre donne della musica italiana, e con chi ti piacerebbe ad esempio duettare e lavorare insieme? Ho collaborato artisticamente con alcune donne della musica italiana che oggi ho perso di vista, e oggi diciamo che nutro soltanto l'amicizia. Ho una nuova amica meravigliosa, giovane, bellissima, che è Emma. Emma è una ragazza per me persona, proprio umanamente straordinaria, speciale, rara devo dire, perché non ho mai incontrato, da quando ho cominciato a fare questo mestiere, una persona artista che avesse un cuore così, così genuina, così vera, sincera, che non te ne manda a dire, che ti dice le cose davvero come le pensa. Diretta. Ma di una dolcezza, di una generosità rare, e di un altruismo raro. Questo mi ha molto, mi ha conquistato di lei. Io le voglio un bene enorme, insomma. Che bella, guai che bella a chi me la tocca. Sì, che bella dichiarazione. Arrivano tantissimi messaggi, leggiamone qualcuno. Ad esempio, buongiorno Vanessa e a Paola e a tutti gli ascoltatori. Cara Paola, di recente hai fatto tanti sorre in giro per l'Italia. Ti chiedo, che sensazione hai provato? C'è qualcosa che ti è rimasta particolarmente impressa? Ti auguro il meglio, sei straordinaria.
la nostra Bibi. Bibi, grazie Bibi, ma ho fatto una settimana in giro per l'Italia, da Torino a Palermo, sette città bellissime, mi è rimasto impresso tutto ogni città che ho visitato: Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo. Sono state indimenticabili, le ho firmate con una fotografia, con loro dietro, con con il disco alzato. Sarò stata ripetitiva probabilmente, ma ho cercato di cambiarmi d'abito per cambiare un po' le cose, però le loro facce sono uniche. E infatti il tuo rapporto con i fan com'è, con i tuoi fans? Beh, è un legame di simpatia, di affetto, di riconoscenza, di stima, di anche di allegria, insomma, si riesce a fare qualche battuta, eccetera. È ovvio che in certe situazioni, per esempio negli store, quando devo firmare tantissimi dischi, quando faccio la firma e faccio la foto, è chiaro che non c'è tanto tempo, anzi non c'è quasi per niente il tempo di fare due chiacchiere, anche perché ti vedi una fila chilometrica che sta aspettando. Io almeno non amo far aspettare la gente, quindi insomma cercavo un po' di velocizzare, eccetera. Però io ogni anno faccio il raduno del fan club, il raduno annuale da 25 anni, e non smetterò certo adesso, perciò ho modo di abbracciare, di incontrare, di parlare, di comunicare con tutti. Cioè senti il loro amore e ti piace ovviamente corrisponderlo, cercare di trovare il modo per incontrarli. A me piace tantissimo, ci sono persone che mi sono ragazzi e ragazze che mi seguono da 25 anni e sono sempre lì ai concerti, sono sempre lì negli in-store, sono venuti, se ne sono fatti anche diversi, cioè per me è come tornare a casa, insomma, arrivare a casa e trovare le persone che riconosci, e poi la bellezza di incontrare persone nuove, insomma, per me è uno stimolo. Arrivano ancora tanti messaggi, leggiamo giusto qualcuno, anche perché ne avevamo parlato fuori onda, che è uscito il tuo video dell'ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato. Infatti c'è Mattia che scrive: irrompere lo studio per ascoltarti, fatto, ho appena visto il video della vita che ho deciso, è meraviglioso all'ennesima potenza. Ah, sono contenta. Infatti è uscito stamattina, vero? È uscito a mezzogiorno, quindi mentre stavamo chiacchierando. Perfetto, quindi andate ragazzi, guardate il nuovo video di Paola. Paola, veramente sono molto felice di averti qui in studio con me, ci siamo incontrate diverse volte, è davvero sempre un piacere ascoltarti e sentire un po' insomma la tua storia, no? Quello che hai da comunicare, perché molte volte quando sei una cantautrice, cioè, si vede, si sente anche così, semplicemente un'intervista radiofonica, sei una persona comunica e tu lo fai davvero con il cuore. Ma grazie, mi fa molto piacere davvero, insomma, come dire, mi fa splendere la giornata, ecco. Sì. E quindi ti ringrazio molto, ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati davvero in tanti. Poi insomma ragazzi, continuate a seguire la vostra Paola Turci, grazie per averci iscritto al nostro numero. Ci lasciamo con Combinazioni? Sì, Combinazioni. Bella, mi piace molto, ma veramente eravamo qui indecisi, vi raccontiamo un po' il fuori onda, eravamo indecisi, ma cosa passiamo, cosa non passiamo, a me piace questa, a me questa, a noi piacciono un po' tutte. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare Niccolò Agliardi ed Edwin Roberts, che sono gli autori, i coautori con me di questa canzone, che a me piace tantissimo, è autobiografica anche quella, e quindi li ringrazio doppiamente. Niccolò Agliardi è un grande autore, è un artista, ma sono entrambi degli artisti molto molto interessanti, e quindi collaborare con loro è stato molto bello. Hai collaborato in questo disco anche con Marco Giallini, quindi in qualche modo la tua, il tuo essere attrice si sente anche nel pezzo che è contenuto nell'ultima all'interno. Nell'ultima traccia c'è, ma c'è anche Enzo Avitabile, c'è Fink, che è un artista inglese DJ fighissimo, si può dire, e poi ci sono tutti gli autori, da Giuliana Nia, Diego Calvetti, Fabio Ilacqua, insomma tantissimi autori interessanti, tantissime persone interessanti. Insomma, se ancora non lo avete fatto, il secondo cuore, compratelo, scaricatelo, fate un po' come vi pare. Fate un po' come volete. Ciao Paola, grazie per essere stata con noi. Grazie a te, a tutti, ciao. Io me la ricordo, la voce che si perde in un cortile, che cerca solo un'anima gentile per fidarsi e non andare.